Tool, un sistema che diminuisce drasticamente il rischio di infezione della ferita chirurgica e garantisce i livelli particellari necessari per ottenere i valori di classe ISO 5 in sala operatoria. La chirurgia protesica, la resistenza agli antibiotici e i pazienti sempre più anziani e defedati favoriscono esponenzialmente il rischio di infezione chirurgica, tale da rendere la tradizionale ventilazione della sala operatoria non più sufficiente. Una sala operatoria sterile è già dopo una mezz'ora di nuovo contaminata. Questo è il tempo che intercorre tra la preparazione e l'inizio dell'intervento. La contaminazione degli strumenti chirurgici cresce con la durata dell'intervento e così cresce anche il rischio di una infezione per il paziente per carenza di sterilità degli strumenti e del materiale protesico. Il sistema Tool può evitare in modo molto semplice e immediato questo rischio. Evitare un'infezione chirurgica significa, per l'ospedale, risparmiare migliaia di euro e per il malato risparmiare in sofferenza. Le linee guida prevedono che nel caso di chirurgia protesica o comunque interventi complessi di durata superiore ai 60 minuti, le particelle presenti nell'aria non debbano superare la soglia della classe ISO 5. Il numero delle particelle in sala operatoria è indice del livello di sterilità in sala operatoria. ISO 5 prevede un livello di sterilità molto alto, di solito solo raggiungibile con un sistema di flusso d'aria di ultima generazione che copre sia il campo operatorio che anche il tavolo degli strumenti. Tante sale operatorie invece non sono attrezzate con questo tipo di climatizzazione e hanno un soffitto troppo piccolo di climatizzazione. Così gli strumenti perdono la loro sterilità, aumentando il rischio infettivo e anche la ferita chirurgica è direttamente esposta alla contaminazione. Una vera innovazione nel settore delle attrezzature per la sala operatoria viene dalla Svezia. Un tavolo strumenti che mantiene la sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutta la durata dell'intervento. Tool tavolo portaferri. L'idea è semplice ed efficace. È un tavolo strumenti con un sistema integrato di flusso d'aria laminare attraverso filtri HEPA che la rendono priva di microbi. In questo modo il chirurgo e il suo team si possono fidare della sterilità degli strumenti anche durante lunghissimi interventi. Il paziente è meno esposto ai batteri e si riduce il rischio di un'infezione intraoperatoria. I valori di particelle sono sempre al di sotto dei limiti della classe ISO 5, anche nei momenti di più intensa attività. Per chi ha bisogno di proteggere anche il campo operatorio, esiste la versione Tool 400 mobile, che funziona con lo stesso principio. L'aria ultrapulita è indirizzata sul campo operatorio, che in tal modo viene protetta dal rischio della contaminazione batterica. Il flusso laminare mobile Tool raggiunge direttamente il sito chirurgico e gli strumenti, senza trovare ostacoli, quali le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi, riducendo fino al 95% la carica batterica sul sito chirurgico e sul tavolo portaferri. Il flusso laminare mobile aspira l'aria intorno al campo operatorio e la filtra tramite un sistema di filtri HEPA, pulendo la stessa aria dai batteri e dai microrganismi al 99,995%. L'aria ultrapulita è indirizzata verso il campo operatorio, che così è protetto dal rischio della contaminazione batterica.
La tecnologia Tool contribuisce anche ad aumentare il numero di cambi di aria filtrata attraverso filtri HEPA e a ridurre la concentrazione di particelle nell'intera sala operatoria. Diversi studi svedesi e italiani hanno confermato che la contaminazione batterica nei punti critici della sala operatoria è stata abbassata significativamente con questa innovativa tecnologia. Ciò ha comportato una drastica riduzione del numero delle infezioni in sala operatoria dopo interventi chirurgici. Nell'Università di Uppsala in Svezia hanno eseguito più di 10.000 interventi, registrando un tasso di infezione post-operatoria di solo 0,05% rispetto al 4% prima dell'utilizzo del tool. Il costo medio attribuibile ad una singola infezione chirurgica varia dai 16.000 euro per le infezioni della ferita ai 24.000 euro in caso di batteriemia fino ai 50.000 euro per un'infezione di protesi. Una sala operatoria media con circa 600 interventi all'anno e un tasso di infezioni di solo 3% causa oltre 18 infezioni all'anno, con un costo aggiuntivo di 300.000 euro per la struttura ospedaliera. Il costo del sistema Tool è ammortizzato già dopo sole 2 infezioni evitate. Secondo studi italiani, il tasso di infezioni in sala operatoria viene stimato in media tra il 4 e il 9%. In ortopedia il tasso di infezioni è basso, ma i pochi eventi spesso sono devastanti, con una mortalità che raggiunge l'8% nei pazienti più anziani. Garantire una sterilità molto elevata, soprattutto per gli strumenti e il materiale protesico in sala operatoria, è di conseguenza indispensabile. Il flusso d'aria laminare mobile porta ad enormi risparmi economici, evitando i costi aggiuntivi per ogni infezione e soprattutto un riflesso positivo di buona sanità sul territorio, per rivalse e controversie di ogni genere. Si svilupperanno così meno infezioni, quindi si useranno meno antibiotici e quindi i batteri svilupperanno meno resistenze e il problema tornerà sotto controllo.